Rassegna stampa di questo venerdì. Allora io inizierei io col pezzo di Ciro. Prego. Allora, praticamente oggi nella Gazzetta dello Sport ci propone in alto come prima pagina del giornale, ci descrive come il Milan abbia puntato su Donnarumma non a caso, perché il presidente Berlusconi ha interesse di fare un baby Milan, perché è stufo di questi. Infatti in panchina è molto triste vedere sia Diego Lopez che Appiati, insomma fa una scelta un poco drastica. E sempre per il presidente Berlusconi, dopo aver sviscerato in panchina tutti, da Inzaghi a altri allenatori, tipo Seedorf, cioè oggi compie gli anni, fra l'altro oggi compie gli anni e gli facciamo gli auguri, tanto non ci sente perché no, non pure il limite, perché no, belle e buone però dietro i Seedorf sotto all'estero, anzi no, allora, arriviamo all'estero, certo salutiamo la miriade degli ascoltatori in Olanda, ci ascolti, ciao Clarence. Sì, ciao, Willy Wonka soprannominato così, dedico dicevo quindi per quanto riguarda la Gazzetta, per la panchina rossonera c'è la tentazione Brocchi, e quindi un altro allenatore giovane, a chiare le idee per portare sempre più giocatori che hanno vestito il rosso nero. Poi fra l'altro lui dice sempre che vuole un Milan di italiani, dal vivaio, eccetera eccetera, vediamo se sarà di parola. Beh, se è di parola come in politica la vedo molto dura. Vabbè, i milanisti sperano altro, comunque. Certamente, non, non di vedere Montolivo e anche magari un futuro Thiago Motta a centrocampo. Noi in nazionale l'abbiamo visto di cotte e di crude, lenti a contatto. Poi c'è sempre per la Gazzetta Rigo Sacchi, che compie 70 anni e si racconta in tutto il suo percorso milanista, i tempi in cui c'era Van Basten, Baggio, tempi lontani, e rivela che era sempre stato un allenatore molto chiaro con i suoi e quindi aveva un dialogo molto aperto sul fatto che anche qualche campione poteva rimanere fuori. Ecco Federico, ma tu vedi dei parallelismi tra Sacchi e Sarri? Io vedo effettivamente, la domanda diciamo è molto intelligente, grazie Ciro per l'averla fatta dopo tanti anni che non la facevi. No, vabbè, qua si parte di satira alla grande. Allora, praticamente c'è un grande parallelismo, perché Arrigo è un cultore di un calcio sempre più fatto di regole certe, quindi il gioco di Sacchi, se ben ricordo, nei nostri cari radio amici, era fatto di diagonali, di precisazione dei passaggi, certo, e non a caso ogni giocatore si trovava al posto giusto, quindi è uno schema, diciamo che è una fotocopia di Sarri, perché a parte il fatto che lui ci tiene a tutti i giocatori, che anche, non so se gli amici ricordano, nelle prime giornate Higuain era sostituito ampiamente, eppure si faceva una critica che Sarri lo sostituiva, quindi diciamo, quindi non si guarda. C'era anche questa nome. Critica, Ciro, che tu ricordi. C'era questa critica nelle prime partite, primissime partite in cui il Napoli giocava anche con un altro modulo. Ricordo, ecco, ad esempio la gara di Empoli in cui partì titolare Gabbiadini, giocò anche Higuain in quell'occasione, però si diceva, insomma, Insigne trequartista. Sì, e si diceva che Higuain, insomma, non riusciva a dare il meglio di sé in quella posizione, in quel modulo, con le due punte. E poi sì, insomma, Sarri riuscì a cambiare un po' le carte in tavola e il Napoli ha cominciato a correre e a volare. Eh sì, all'inizio di partite chiaramente si proponeva col modulo Empoli, poi ha capito che la cosa anche non andava. Anche sui consigli della squadra qualcuno dice, ma si è portato, meglio così. Si è portato chiaramente alla variazione del modulo, però effettivamente Sarri è un grande oculista, voglio usare questo termine perché riesce. Io ne ho bisogno, quindi tu che hai tutti gli occhi a posto storti, giusto, certo. Non porti mai gli occhiali, complimenti. C'ho le lentine, citazione. E quindi devo dire la verità, diciamo è il nuovo Sacchi. Il nuovo Sacchi, speriamo che non arrivi all'esasperazione, perché ricordo bene, anche perché che poi c'è una Champions a partire dalla prossima stagione, tutti i tifosi saranno toccando ferma, dai ragazzi, ci siamo. Ricordo bene che Sacchi nel corso del suo prosieguo nella tornata milanista poi aveva un po' tra virgolette stressato i suoi giocatori, sì. E quindi non vorrei che si ripetesse, che accadesse la stessa cosa, perché comunque a tutto questo c'è un rimedio, perché allungare la rosa sarebbe cosa gradita e giusta.
dalle partite di Castelvolturno. Dicevo che comunque effettivamente ci aspettiamo sempre un Napoli, io vedo un Napoli sempre in palla dopo una leggera flessione nella preparazione, che ci sta nell'arco di una atletica, di una, devo dire che siamo, Giro correggimi, a che giornata siamo? A 31esima giornata. La squadra effettivamente a me è piaciuta, parlo dal punto di vista atletico. Sì, non ho mai visto nel corso della storia. Ha subito soltanto a Firenze nel primo tempo, però poi di grosse crisi nell'arco di una stagione non ce n'è. No, forse fisicamente il Napoli ha trovato difficoltà nella gara di Bologna, poi credo non ricordiamo. Quante sono? Due o tre sulle dita di una mano, sono pochissime, per fortuna nostra. Da questo punto di vista non c'è un precedente, quindi questo ci fa ancora più confortare sul fatto che c'è un parallelo con la preparazione atletica che faceva Sacchi. Benissimo, amen. Che è molto diversa da quella di Zeman. Vabbè, poi fra l'altro, perché sì, diciamo alcune hanno costato anche alcuni metodi, ma io penso che siano altri metodi, perché le squadre, ogni allenatore c'è il suo sistema di gioco, se non metodo erano d'allenamento. Giovani giocatori, poi dopo andavano in stress fisico. E addirittura qualcuno, diciamo, caldeggia Zeman nel bar dello sport come allenatore della nazionale. Zeman allenatore della nazionale? Ma quale nazionale? Sarebbe curioso. Dipende quale nazionale. Quando si sta in Italia come paese, quella è. Quando si scinde in sudisti contro nordisti. La secessione. Padania sud e Padania nord. Credevo che Zeman intendesse allenare un'altra nazionale, non l'Italia, anche perché comunque insomma non credo che la federazione sia molto favorevole a questa ipotesi, credo, almeno io insomma, ma conoscendo, c'è una sorta di prurito su quella nazionale. Non ho letto, perché sono iscritto alla categoria bar dello sport, sai, ci sono sempre mille commenti con la facoltà di non rispondere, fra l'altro, o no? No, ognuno dice la sua. Ah, meno male, no, molto aperto. Io sinceramente darei un'altra chance a Donadoni, che è stato molto sfortunato nella sua prima esperienza alla guida della nazionale. È il mio preferito anche per quanto l'Italia mi riguarda. Uscì in maniera piuttosto sfortunata contro la Spagna ai calci di rigore, ricordiamo bene quell'europeo del 2008, e le vinsero proprio gli spagnoli, e vinsero proprio, appunto, l'epopea della nazionale spagnola partì proprio da quell'europeo, poi vinse anche il mondiale, quindi secondo me Donadoni meriterebbe un'altra chance. Comunque ha fatto molto bene a Bologna, anche se pare insomma che il Bologna lo voglia blindare con un contratto importante, però ci sono tanti nomi che sono Conte. Devo dire la verità, a me non è piaciuta questa presa di posizione di Conte, che sin dai primi tempi ha manifestato una certa insofferenza, subito ha detto che non ti dico la mia in merito, non è un allenatore da nazionale, ma non perché non sia bravo, qualcuno dice sopravvalutato, ma ognuno ha il suo punto di vista. È un allenatore da campo, da allenatore, come ha fatto con la Juve, ha ottenuto grandi risultati. Questo è sotto gli occhi di tutti, perché allenava ogni giorno, è un maniacale da questo punto di vista. Anche perché ha dichiarato, ora non ricordo se a Sky o un'altra emittente, dopo due anni mi manca il profumo dell'erba. L'odore dell'erba, questo è fraintendimenti con la pala. Senti, ma parlavi di spagnoli, ma qua sul Corriere dello Sport ce n'è uno che campeggia in prima pagina. Sì, c'è Reina che campeggia in prima pagina. Prima di parlare di Reina ti dico che ci stanno ascoltando, dalla redazione di Napoli Calcio, che salutiamo, in particolare il direttore Gennaro Delena ci sta ascoltando e quindi lo salutiamo. Allora, salutiamo tutta la redazione di Napoli Calcio News. Adesso sto imparando tutti i siti a memoria. punto it. Che Maria Villani di NapoliOnline.com, che salutiamo anche lei e tutta la redazione, eccetera eccetera. Mi ha redarguito ben volte, adesso ho imparato come uno scolaro. Poi imparerai anche quello di Mauro Cielo e di tutti il resto degli amici nostri. Bastano così perché sennò vado in giro. Cazziate gratuite e senza alcun motivo. Vai, Ciro, con la tua. Allora, in prima pagina sul Corriere dello Sport abbiamo questo titolone dedicato a Pepe Reina. Reina a tutti i costi. Bene, sì, perché ieri durante l'allenamento pomeridiano il portiere del Napoli si è bloccato per un problema muscolare. Gli esami però hanno escluso lesioni e quindi domenica potrebbe recuperare per la gara contro l'Udinese. Ma l'alternativa è già pronta e calda, è quella chiaramente di Gabriel, che ha avuto pochissimo spazio, ha giocato solo un paio di partite in Europa League se non erro. Poi per il resto insomma Reina ha giocato giustamente tutte le gare, però questo direi che assolutamente, anche se su Reina qualche critica non è stata risparmiata in occasione di qualche anche qualche velenosa anche qualche critica velenosa, e io credo che
però un turno di riposo non gli faccia male, sinceramente, anche perché meglio recuperare senza forzare i tempi. Tu sei per il brivido Gabriel Rafael. No, vabbè, nessun brivido Rafael, io sono per Gabriel, quindi giusto dargli... No, è doppio brivido, per me non convince nessuno di tutte e due. Ma guarda, insomma, io lo ricordo a Varsavia, se non è erro Gabriel, un gioco, insomma, una partita abbastanza tranquilla. Poi è chiaro, insomma, l'Udinese non è uno squadrone, quindi ci potrebbe anche stare. L'importante è che Reina recuperi, secondo me, questa è la cosa più importante. È meglio non forzare un muscolo quando è infortunato. Sono state comunque escluse le lesioni e quindi comunque deciderà Sarri nell'allenamento di rifinitura che si disputerà domani prima della partenza per Udine. Certo, poi comunque trapelava un pochettino di cauto ottimismo oggi. Sì, quindi... c'è cauto ottimismo, appunto, proprio perché non c'è nessuna lesione, quindi Reina alla fine potrebbe anche recuperare. Una cosa importante però in vista della gara con l'Udinese è anche l'attacco del Napoli, perché Gonzalo Higuaín, che rientrerà appunto da titolare dal primo minuto dopo aver giocato in nazionale due partite molto importanti per le qualificazioni a Russia 2018, Gonzalo Higuaín, che pensate ha segnato 3 gol in più dell'Udinese da solo. Ma c'era una bella statistica poi che riportava proprio quanti gol aveva fatto anche più di tante squadre, fra cui appunto l'Udinese. Tra cui appunto l'Udinese, quindi poi lui segue questo record, no, che delle 34 reti in un singolo campionato. Non sarà semplice, è a meno 5 con 8 partite ancora da disputare, e comunque insomma Higuaín cercherà di raggiungere questo record. Intanto già è a meno 2 da Toni, che noi ricordiamo qualche anno fa ne segnò 31 e già allora ci sembrava un'impresa stratosferica. Toni e Fulmini, no? Ci ricordiamo quel Toni di Firenze era veramente stratosferico, aveva una squadra che giocava interamente per lui, e credo che anche questo Napoli possa giocare per Higuaín e cercare di fargli segnare quanti più gol possibile, anche perché adesso la sfida con la Juventus a distanza per la corsa al tricolore si gioca anche sulla differenza reti, noi lo sappiamo. Il Napoli è a meno 3, è vero, sì, ma in caso di arrivo a pari punti, considerando lo scontro diretto in parità, si dovrebbe, il criterio che conterà per l'assegnazione del titolo sarà proprio quello della differenza reti in caso di arrivo a pari punti, non ce lo dimentichiamo. Quindi favore agli azzurri o ai bianconeri? In questo momento la Juve è avanti più uno come solo differenza reti generale, però chiaramente se noi immaginiamo un Napoli a pari punti con la Juve vuol dire che la Juve avrà perso una partita, quindi vuol dire che anche la differenza reti o pareggiate due o comunque vuol dire che la differenza reti sarà peggiorata in casa bianconera, questo sicuramente. Quindi il Napoli in caso di arrivo a pari punti potrebbe anche avere questo vantaggio, che non è da escludere e non è da sottovalutare, perché è un vantaggio molto importante. Assolutamente. Corriere dello Sport, che però parla appunto di Reina che si blocca per questo problema muscolare, parla anche del totem Higuaín, che ha segnato appunto 3 gol in più dell'Udinese, ma mette anche a confronto i due calendari, quelli di Juventus e Napoli, che appunto si contenderanno lo scudetto da qui al 15 maggio. Sarà una tirata, ora non ci si ferma più dopo la sosta, ci sarà anche un turno infrasettimanale nel mezzo che si giocherà tra il 19, il 20 e il 21 di aprile, non ce lo dimentichiamo. Solo spezzatino. Il Napoli anticiperà a Bologna, in casa col Bologna il martedì. E sarà un calendario molto molto interessante. La Juve apre domani sera con l'Empoli, ci ricorda il Corriere dello Sport. Il Napoli giocherà Udine alle 12.30 domenica, e questo potrebbe essere il primo spartiacque appunto di questa stagione, anche se poi secondo me la partita chiave sarà quella di domenica 10 aprile, quando la Juventus giocherà a San Siro col Milan e il Napoli ospiterà il Verona. Qualcuno quindi invece si sbilancia più su un Juve contro Fiorentina e Napoli che va a Roma, e quella Roma è anche potrebbe essere anche quella, sì, quella detta anche di Chiellini, che ieri ha dichiarato che sarà quella la giornata decisiva per lui per l'assegnazione addirittura del titolo. Potrebbe essere un'altra giornata molto interessante quel lunedì 25 aprile, staremo a vedere cosa accadrà. Di certo però ci sono ancora delle partite da disputare prima di arrivare a quel 25 di aprile, che poi sappiamo benissimo sarà la quart'ultima giornata, però prima appunto ce ne sono altre 4 di partite da disputare, e quindi attenzione, perché la Juve affronterà Empoli, Milan, Palermo e Lazio, di cui 3 su 4 in casa, e questo chiaramente è un vantaggio importante. Il Napoli giocherà Udine, ospiterà il Verona, andrà a San Siro contro l'Inter e ospiterà il Bologna. Leggermente più semplice il calendario della Juventus, sì, decisamente, ma il Napoli deve scendere in campo partita dopo partita e fare il suo gioco, come step ha sempre detto Maurizio Sarri, come dicono i calciatori che al termine di ogni intervista ripetono sempre le stesse cose. Giustamente sono stati mentalizzati da Maurizio Sarri, e quindi continueremo sicuramente ad ascoltare queste parole da qui alla terza stagione, ecco. E così, giusto per lanciare un po' la pietra, le continueremo ad ascoltare, forse solo su Sky però. Poi approfondiamo questo argomento, forse, perché pure con Sky in passato. Non bruciatevi ancora tutti gli argomenti, poi abbiamo ancora i rompipalloni di Gene Gnocchi che vorrei tanto ascoltare, però
prima di trattare ancora gli argomenti caldissimi di questa giornata, ci andiamo ad ascoltare un pezzo musicale, il secondo di, tratto dalla nostra scaletta. Andiamo ad ascoltarci Britney Spears con Baby One More Time. Siamo di nuovo in onda con il sottoscritto Ciro Gaipa di napolicalcionews.it e il buon Federico Mancini. Vi abbiamo fatto ascoltare questo pezzo all'inizio della trasmissione, abbiamo voluto omaggiare Eric Clapton, che recentemente, di recente, ha compiuto ben 71 anni. Tanti auguri a una delle icone della musica straniera, ma mondiale, oserei dire, e credo di osare decisamente bene. Allora, abbiamo sviscerato gli argomenti della Gazzetta e del Corriere dello Sport, con buona pace di Mattino e tutto il resto della truppa. E, allora, però, della Gazzetta, caro Federico, voglio concludere, se non ci sono altri argomenti chiaramente, con il rompipallone di Gene Gnocchi. Cosa ci dice il buon Gene? Allora, per quanto riguarda il rompipallone, Gene Gnocchi così ci dice. Cosa ci dice? Compleanno di Sacchi, oggi Enrico spegne 70 candeline, tutte su Allegri. No, ritorna sulla vecchia polemica con il tecnico della Juve. Complimenti a Gene, che questa è bella e calzante, ti è piaciuto veramente, sfiziosa come sempre, sempre efficace e con una satira pungente in poche righe, fra l'altro, in poche righe, sì. Qualcuno invece fa gli sproloqui e non fa mai ridere come alcuni comici, poi su questo fronte non tocco niente, perché sennò apriamo polemiche decisamente inutili.